Dire che io collaboro con Vite Trentine dal 1974, quindi ho preso l'ordine di andare in Marmolada dall'allora direttore Don Vittorio Cristelli. Lui mi dice: guarda, siamo un anno dalla morte di Papa Luciani, quindi Giovanni Paolo II va a omaggiare, diciamo, Belluno, appunto Papa Luciani, e quindi prima va a benedire la Madonna in Marmolada. Solo che, come diceva appunto il mio direttore Marco Zeni, quel giorno là era una giornata a 3.350 metri, una tormenta incredibile. E noi fotografi, come peraltro sempre, siamo messi in un posto dove che c'è l'opportunità di fotografare il Santo Padre, che in quel momento doveva venire su un pedestallo fatto di ghiaccio dagli alpini d'allora. E quindi per 2 ore siamo stati là, fermi, sotto la burrasca e una tormenta di neve, per non perdere il posto, perché il Santo Padre era lì, e quindi non si... a quei tempi si era attrezzati come si poteva essere attrezzati, non si aveva il zainetto d'oggi, ma insomma delle attrezzature così. Il fatto sta che comunque io ero al limite delle forze fisiche. Poi si dava in dubbio il fatto che Papa Wojtyla dovesse venire o non dovesse venire di fronte a una situazione di questo tipo, perché veramente era una cosa drammatica, freddo, neve e una roba. Quindi si era lì anche col dubbio che Santo Padre potesse venire. A un certo momento, dopo questo tempo, ci sono delle voci che sembra che il Santo Padre stia arrivando. C'era una nebbia incredibile, a un certo momento siamo tutti lì in fibrillazione, però si capiva che doveva succedere qualcosa. Fra la nebbia spunta questo personaggio incredibile, bellissimo, bianco, un'emozione stupenda. E credo che quello è l'aspetto forse iniziale di quest'uomo che abbraccia, che vive con la montagna, perché è la prima volta che un papa proprio rompe, diciamo, queste situazioni, questo vincolo di dover dire: vengo e mi sono preso questo impegno e affronto sta tormenta. E l'affronta in una maniera veramente di forza. Ecco, faceva riferimento il mio direttore alla politica. L'unico politico presente in cima ad Almorada era l'allora Cossiga, che era l'allora Cossiga era il ministro degli interni. Era l'unica persona politica ammessa in quel momento. Del resto lo spazio era limitatissimo, perché siamo a Punta Penia, quindi grosso modo eravamo 200 persone. E un filtro, perché io credo che, come fotografo posso dirlo, che è la persona più difficile da fotografare, il Santo Padre, perché c'è la gente, perché non c'è il politico che ha bisogno del voto, che può presentarsi, diciamo, nel momento delle elezioni. Faccio riferimenti ai presidenti americani, che se li si stringe le mani. Quindi il Papa è una persona fotograficamente inavvicinabile per certi versi. Abbiamo visto le 100.000 persone che si sono presentate anche qui a Trento in occasione, diciamo, della visita del Santo Padre. Quindi il fotografo deve essere molto accorto e preparato, solo che in quel momento la situazione fotografica, ma non per il freddo, era un freddo veramente, io ero proprio al limite, tra altre cose con delle attrezzature fotografiche ancora meccaniche. Quindi, pulsante, avvolgimento, pellicola, ce l'abbiamo fatta. Vittorio Cristelli ha pubblicato un fondo stupendo, Il Papa nella tormenta. È una fotografia in bianco e nero, perché allora si usava il bianco e nero. Abbiamo pubblicato anche delle fotografie a colori, avevo 2 macchine in quell'occasione lì. E Il Papa nella tormenta. E questo dava il segno proprio della persona che non si fermava di fronte anche a questi eventi atmosferici, ma aveva la forza di affrontarli. Su questo poi.